Seconda domenica di Pasqua. Cristo è risorto. Alleluia, 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 alleluia. Tutti lo hanno visto risorto. Maria Maddalena, le donne al sepolcro, i due discepoli in cammino verso Emmaus, i 10 apostoli chiusi in casa. Tutti lo hanno visto. Aspetta, come 10 apostoli? Vabbè, Giuda si è impiccato. E quindi sono 11. Simon Pietro, Giovanni, va bene, Filippo, Tommaso. Sta sempre in giro questo. No Maria, io esco. L'evangelista Giovanni ci racconta che la sera di quello stesso giorno tutti erano chiusi dentro casa per timore dei giudei. Tutti, tranne uno. No, Tommaso. Ora noi abbiamo certi pregiudizi su Tommaso, perché quello che dubita, titubante, non credo se non metto il dito. Ma in realtà è il più coraggioso di tutti, perché sta fuori casa. Il punto è che quando Tommaso tornerà a casa, gli altri 10 amici suoi gli diranno: noi lo abbiamo visto. E Tommaso non ci crederà. Però io non l'ho visto. E così dirà: se non vedo le sue ferite, anzi no, se non metto il dito nelle ferite, anzi no, se non metto la mano nelle ferite, io non crederò. Tommaso starà tutta la settimana a cercare di capire perché non è apparso a lui. Magari sarà andato al sepolcro a vedere se era lì. Maestro. Forse sarà tornato nell'orto degli ulivi. Rispondimi. Forse sarà tornato nella stanza dell'ultima cena. Ma del Signore risorto nessuna traccia. 8 giorni dopo i discepoli staranno di nuovo chiusi dentro casa. E stavolta c'è anche Tommaso. E finalmente Tommaso vedrà il Signore risorto. Tommaso. Eh sì, Tommaso. Perché non gli è apparso prima? Perché l'errore di Tommaso è stato uno solo: cercarlo da solo. Invece Gesù stava con gli altri apostoli. Perché la fede non è esclusivamente un fatto privato, è un fatto comunitario. Dove si vede Gesù? Con la Chiesa. Ora uno può dire: la Chiesa cattolica, una realtà oscurantista, uno scandalo dopo l'altro, la Chiesa fa come gli pare, morti misteriose e potere, 8 per 1000, scandali finanziari della Chiesa, pedofilia, preti accusati di molestie, e la Chiesa vuole fare la morale a me. In realtà la Chiesa non ti impedisce di vedere Gesù, anzi ti spiega come fare. Infatti c'è un prete che ti sta spiegando il Vangelo e ti insegna a vedere Gesù. Così è nella Chiesa, ma solo come ha fatto Tommaso, stando insieme alla comunità. Cercate l'unità. Tommaso alla fine lo ha toccato il costato, dove sono usciti sangue e acqua. L'unità viene di Gesù Cristo. Da lì nasce la Chiesa. Possiamo fare tutti gli sforzi per cercare il Signore risorto, ma se lo facciamo da soli non lo incontreremo mai. Con le nostre differenze, ma uniti, uniti sempre, che quella è la strada di Gesù.